Salve a tutti, io sono Delon Gamer e bentornati su Barn Finders. Oggi facciamo grandi affari e guadagniamo tantissimo denaro. Poi ci ritroviamo ad aiutare le divinità dei nativi americani che ci permetteranno di scoprire strani luoghi segreti. Personalizziamo inoltre l'estetica esterna del negozio e partecipiamo ad un'asta nella palude. Buona visione! Signori, nello scorso episodio abbiamo rischiato tantissimo di andare in bancarotta, abbiamo praticamente speso tutto il nostro denaro per partecipare all'asta di una casa appartenuta a una setta. Tuttavia all'interno, guardate che spettacolo, abbiamo recuperato questa meravigliosa auto d'epoca che non si sa come è ancora veramente in ottime condizioni. Spero che quest'oggi riusciremo a venderla ad un prezzo di partenza di 1345. E non è male considerando che quanto abbiamo speso lo scorso episodio? Circa 2500 dollari solo per comprarci la casa. La cosa strana è che poi la suddetta casa non la rivendiamo perché siamo stupidi. Allora chiamiamolo lo zio! Zio, porca di quelli per porca, datti da fare, basta gruffolare con le rosita, porco cane. Perfetto, all'interno abbiamo trovato anche un sacco di merce interessante, tra cui un orologio di valore che dobbiamo assolutamente rivendere al cliente che ci ha mandato dalla zia Mary, o lì come cavolo si chiamava la zia. E nel frattempo abbiamo trovato quasi tutti i pezzi del computer, tuttavia ci manca ancora la tastiera. Ma questa è tutta merce che non varrà più di tanto, ma sicuro qualche compratore fuori di testa lo troviamo. Abbiamo recuperato anche una pistola antica, è vero. Possiamo venderla, è legale, ma chi se ne frega, siamo in America! Allora, dobbiamo anche dare una ripulita a questo oggetto perché è slercio da far schifo, altrimenti i clienti non ce lo compreranno. Signore, cominci il suo Power Wash Simulator, santo cielo. Aspetta che dobbiamo anche ruotarlo per togliere tutto lo schifo. Mi piace come qua basta un normale getto d'acqua, come se stessimo innaffiando le piante. E tanti saluti. E voilà, men che non si dica, dovremmo riportarlo all'antico splendore. Ancora sporco? Perfetto, in men che non si dica, oggetto ripulito. Power Wash Simulator è stato effettivamente un ottimo insegnante. Vediamo per adesso di portarlo dentro. Presumo, ok, andrà messo effettivamente su un ripiano grande più grande. Il resto della merce la possiamo mettere un po' qui. Perfetto, il quadro del cane in parte alla pistola. Credo di aver capito che fine abbia fatto il cane, ma vabbè, dettagli. Qui non abbiamo nulla. Da quest'altra parte abbiamo messo la cuccetta per gli animali e il libro, quello strano. Ma abbiamo anche un ripiano da quest'altra parte. Ah sì, abbiamo trovato un grammofono, una tromba, le urne della zia Mary, o come cavolo si chiamava, e la collana della zia. Tutti oggetti che erano stati seppelliti. Vediamo un po' se abbiamo altra merce da mettere anche qua. Gioco dice no, non ce n'è altra, non rompermi le scatole. Gioco, sta calmino, santo cielo. Allora, vediamo un po', prima di tutto di spedire l'orologio della zia Mary per 380 dollari. Yay, che bello. Gioco, se mi dai qualche nuova missione. Ho paura di controllare, santo cielo. Il signor Cooter Otis ci scrive: vi va un viaggetto al lago? Ciao cacciatore di fienili, ho un incarico per voi. Mi serve il radar di terra che mio fratello mi ha rubato. Dovrebbe essere nella sua vecchia tenuta. Lo andreste a recuperare per me? Sono troppo vecchio e grasso per farlo da solo. Partitina poker il prima possibile. Non con lo zio. Lo zio è negatissimo, santo cielo. Che intanto accettiamo l'incarico e appena possibile vediamo di partire. Ma sicuramente dovrò acquistare la benza e altri oggetti. Quindi direi che cosa buona e giusta vedere di aprire il nostro negozio. Aspetta un attimo, c'è qual quadra che non cosa? Io avevo tanta più merce. Gioco, perché questa non me l'hai messa in vendita? Ah, mi sa che si è rimbecillito il gioco, più dello zio stesso. Allora, fatemi ricliccare su sti cavolo di stand. Oh, adesso si è deciso a mettere tutta la merce. Ah, non so perché prima... No, non vuole, qua non gli piace. Ma ci sono differenze, ripiano grande, ripiano grande. Ah, sono un po'... Perché qui sì e lì no? Ma... facciamo finta di nulla che è meglio, guarda. Piuttosto fatemi spendere un po' di denaro per migliorare un altro ripiano, così siamo praticamente a posto. Vediamo se qui posso mettere oggetti. Il gioco dice no, lì non li voglio mettere. E mo mi incocchio pure io, perché scusate, ricordo che avevamo trovato una sorta di lavatrice antica portatile. Vuoi dirmi che questa non possiamo venderla perché? Buttala lì. Ah, me li devo portare io manualmente. Ma stiamo scherzando, zio! Muovi il culo, santo cielo! Abbiamo anche una cassettiera di tutto rispetto. Oh, costa 115 dollari, mica pizza e fichi qua, eh? La devi mettere sopra, perfetto. Ok, molto meglio, vediamo di aprire il nostro negozio facendo molta attenzione ai ladri e ai barboni. E con barboni intendo la maggior parte dei nostri clienti perché sono tutti poveracci. Allora controlliamo se qualcuno vuole l'auto, no, per adesso nessuno. Signora, lei vuole diventare la leader di una setta? 331, secondo me possiamo dire di aumentare ma proprio una cifra il prezzo. Altri 75!
Ok, vediamo se riesco a fare di più. Oh, perfetto, altri 30, ma non mi arrischierei. Aspetta, sì, è contenta, quindi in teoria se la barretta è abbastanza alta. Cioè, scusate, di quanto le ho alzato il prezzo praticamente? Di 221 dollari? Oh, questa donna voleva proprio diventare la leader di una setta, questo è poco ma sicuro. Signore, cosa vuole comprare? Oh, maronne, scusi, lei è grande e grosso. Ok, vuole il giradischi. Non dovrei provare a contrattare, probabilmente. Oh, beh, 15 dollari, lo vedo ancora abbastanza contento, quindi ne approfitto senza un minimo di rispetto. Altri 26 dollari. Non me la rischio. Ho paura che mi mangi vivo quest'uomo. Perfetto. Non abbiamo altra merce, dice gioco, per adesso. Ti vedo. Ti vedo e ti legno poppo una cifra, porco cane. Oddio, sono un tizio grosso. Andiamo prima dalla signorina. 73 dollari. Secondo me, signora, lei si può permettere molto di più. Avanti. 7 dollari. Vabbè, dai, ho capito che letteralmente non lo venderemo a nulla. Se lo porti via, tanti saluti. Buon uomo. Cosa vuol comprare stavolta? Giustamente anche la tromba. Il tizio è appassionato di strumenti musicali. Oppure non se lo tromba nessuno. E ha detto, magari così combino. Mamma mia. Questo è un signore calmo. Con questo puoi contrattare senza nessuno. Oddio, ho esagerato. Aspetta. Perfetto. Tutta sua. Se la vado a trombare da un'altra parte, non ci sono problemi. Ok. Perfetto, nel frattempo abbiamo ottenuto oltre 1000 dollari. Però ancora nessun cliente per l'auto. Avanti, straccioni. Di nuovo ladro. Un calcio sulle zebedei, perfetto. Signorina, che piacere rivederla. Oh, vuole diventare una casalingua, oddio, questa è un po' nervosa. Ma comunque ce l'abbiamo fatta, perfetto. 48 dollari in più. Che mi dice lei? No, non si fa niente. Perfetto, guardi. Tanto è un modello del 1926, quindi se lo porti pure via e non ci sono problemi. Ma lo vedi che sei fetente, santo cielo? C'è ancora il manichino della casalinga, quelle traduzioni brutte dall'inglese, ma vabbè, dettagli, che possiamo mettere da quest'altro lato. Gioco, mi stai facendo inconchiare proprio una cifra, eh? Peccato che non possiamo assemblare altri oggetti, altrimenti avremmo potuto probabilmente vendere un po' di merce di alto valore. Dai, ti prego, voglio vendere quell'auto. Niente da fare, chi è arrivato di bello adesso? Signorina, ancora qua, cosa vuole? Vuole anche il manichino? Questa c'è da fare, ogni tanto passa qua e compra oggetti a random. Oh, non mi lamento io, perfetto, è contenta, quindi vuol dire che la sua barretta è lenta. E le riesco a strappare altri 23 dollari, compri il manichino per 128, almeno avrà qualcuno che le fa compagnia. Lei vuole il libro, vero? No, vuole la cuccetta per gli animali. Oddio, è sicura? Senta, se la compri, tanti saluti. È un obbrobrio, quello è un oggetto di tortura per le povere creature di nostro signore. Ok, questo tizio vuole comprare la lavatrice per la moglie. Io ho alzato tantissimo il prezzo. Lo sa che questo è un modello di tipo 60 anni fa, vero buon uomo? Forse non dovevo dirglielo. No, va bene, se la compri. Intanto gli abbiamo alzato il prezzo di circa 70 dollari. Ok, ho mandato via la tizia di prima perché a quanto pare non voleva spendere più soldi. Nessuno ha comprato ancora l'urna della nonna. Aspetta che la signora... No, porco cane, era dietro di me, mi sono spaventato. Salve signorina, lei me lo deve pagare proprio una cifra. È un modello rarissimo, eh. È la mia offerta finale, tutti tirchi in sto cavolo di posto. Più 12 dollari, perfetto, se lo porti via, che mi fa schifo. Te cosa vuoi comprare? Vediamo un po'. Oh, le urna della signora Mary. A quanto pare lui era uno dei fedelissimi della setta. Vuoi sniffarti la nonna? Lei la zia? Ok, contento te. Chi sono io per lamentarmi? Però se te la devi... Mi interessa, ma non voglio pagare di più. Vabbè, portati via la zia Mary, perché c'ho mio zio che sennò continua a palpeggiare l'urna ogni volta. Ok, Rosita, vieni qua. Vieni qua, allora, ti mettiamo sopra l'auto, così qualcuno pensa che la Rosita sia inclusa nel prezzo. Lasciala lì, va bene lo stesso. Ti prego, dimmi che la tattica funziona. Ve l'ho detto io. Salve signorina, come va? Tutto bene? Allora, dobbiamo assolutamente vendergliela a una cifra spropositata. Ok, sono riuscito ad alzare il prezzo di 135. La barretta è lenta. Pagala tanto. L'abbiamo aumentato praticamente di 471 dollari, gente. Signora, ha dimenticato la Rosita. Vabbè, era incluso nel prezzo, dannazione. Ok, abbiamo altri straccioni qua dentro. Non c'è nessuno, quindi direi che per oggi possiamo chiudere baracca. Abbiamo 3900 dollari. Parliamone proprio una cifra. Ma bando alle ciance, vediamo di recuperare lo zio e di partire all'avventura. Ok, ci dobbiamo recare quindi al ranch di Otis, una riserva circondata da boschi, stagni naturali e un'abbondanza di flora e fauna. Nei pressi si trova anche un'isola di interesse archeologico, frequentata da campeggiatori, festaioli e praticanti dell'amore libero. Tuttavia devo spendere 250 dollari di carburante. Zio, la prossima volta ti metto a spingere l'auto, santo cielo. Altro che carburante, non sono qua a rifornire le lobby io, porco cane. Oh, ma guarda che bel luogo. Sembra effettivamente un posto pacifico e tranquillo, dove probabilmente la notte qualcuno ti uccide a colpi di ascia e nasconde il tuo cadavere
sottoterra. Ma vabbè, dettagli. Ranch di Otis, il vero lascito dell'America. Perché c'è un tizio sul porticciolo? Ma vabbè, dettagli. Che ci fate tutti qua? Scusate, barboni. Oh, è mio il ranch, non rompete le scatole. Zio, come va? Giochi con l'altalena? Zio, tutto bene? Oh mio Dio. Ah, Otis è un tipo strano. Va bene, spingi di più lo zio. Sto per sboccare, diamine. Oh, wow, 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 wow. Per tutto lo sterco di vacca. L'ho anche spinto al contrario perché sono una persona orribile. Zio? Zio, tutto bene? Vuoi un'altra spintarella? Proprio veloce, veloce? Aspetta, 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 vediamo un po'. No, non mi riesce più toccarlo, è lo zio. Che è meglio. Ok, lasciamolo lì perché ho visto uno spruzzo di vomito partire verso il lago. Allora, diamo un'occhiata al ranch. Oh, zio, cosa vuoi? Forse la chiave si trova sotto questo tappeto? Zio, come lo sapevi? Eri un avido frequentatore anche tu del ranch, a quanto pare. Perfetto, e ora possiamo entrare in casa. Ecco perché sono tutti qua. Nessuno sapeva che la chiave era sotto il tappeto. Hai capito, lo zio? Ogni tanto si rende utile anche lui. Allora, tiriamo fuori l'ascia, non tanto per rompere gli oggetti, ma per difenderci in caso di problemi. Recuperiamo anche tutte le materie prime. Ho capito, amore libero, ma sti luoghi sono tutti abbandonati da secoli. Intanto abbiamo trovato un altro mondo. Oh mio Dio, in effetti questo mappamondo non rispetta le dimensioni dell'America. Un modello basato sulle storie dell'eremita Jackson, che una volta affermò di aver viaggiato nel tempo. Ok, vediamo di portarcelo via. Lo potremo vendere per una lauta somma, immagino. E... oh, aspetta un secondo. Buongiorno tastiera, ti stavo cercando. Era la tastiera che ci mancava per assemblare quel maledetto computer. Ok, non mi sembra di vedere altro. C'è una bottiglia, no? Cos'è? Una antica urna che si chiama Mar Nero. Ui lalla. L'urna è adatta a ospitare una persona amata dal salubre peso di massimo 90 kg. Prima della cremazione, si intende. Ottimo. Anche questa la possiamo vendere. Avete visto che ormai i nostri clienti si comprano letteralmente di tutto. Qualcosa blocca la porta. Eh sì, il fatto che è arrugginita da 826 anni, probabilmente. Ok, spacchiamo anche tutte le casse. Si sa mai che ci sia qualcosa nascosto sotto. Questa sedia sembra di alto valore. Legno giacobino. Un modello storico di sedia alta. Ci sono un paio di tarli normali per l'età, ma il telaio è in buone condizioni. Ma sì, i tarli non hanno mai ucciso nessuno, credo. Probabilmente questa sarà la prima volta che capiterà, ma vabbè, dettagli. Abbiamo anche trovato una bella pianta. Status vegetale. Ideale per le piante, sia da interni che da esterni, vere o finte che siano. Ah, ok. Porta via la descrizione, era un pochettino ambigua, perché sto gioco è tradotto da gente che l'italiano non sa cosa sia. Ma vabbè, dettagli, perfetto. Vediamo di vendere tutta la merce di dubbio valore. Vediamo se hanno lasciato qualcosa in frigo. Che barboni, niente. Un set di coltelli che si chiama 9 dita. Un supporto fatto al 78% a mano, in legno naturale, adatto a svariati utilizzi. Direi che qualcuno si è giocato un dito, molto probabilmente. Vabbè, lo possiamo comunque vendere per 40 dollari, che è meglio che nulla. Abbiamo dei piatti usati e ancora sporchi, molto probabilmente. Aspetta che non trovo veramente prima o poi un cadavere qua sotto. Ma, perfetto, abbiamo degli scarti. Immondizia come non ci fosse un domani. E qua dentro... ok, ho trovato dei pacchettini di snack del 1984, ma vabbè, dettagli. Perfetto, cucina ripulita, mi sono preso probabilmente anche una malattia venerea nel frattempo e... ui là là, abbiamo trovato una vecchia lavatrice da riparare. Quick shot, la centrifuga è in grado di raggiungere fino a 1200 rivoluzioni al minuto e il programma rapido impiega solo 35 minuti. Il bucato non sarà un problema. Ah, è un'asciugatrice da 250 dollari. Ci ripago praticamente la benza che ho dovuto acquistare per venire qua, perfetto, ma non mi sembra che ci sia altro. Usciamo prima che mi piglio anche il tetano. Qui a terra invece abbiamo una scatola di metallo. Ui là là. Ci serve tuttavia il grimaldello per aprirla. E voilà. Perfetto. Con quali suoni non me lo dici. All'interno abbiamo trovato la maschera della fertilità. Quello non è un naso, ma vabbè, dettagli. E quello sotto non è un mento, ma vabbè, dettagli. Una rara maschera tribale. È fatta di legno e dipinta a mano. Ho capito dove si mette questa maschera. Zio, vieni a prenderla, che per 200 dollari qualcuno che ha bisogno di fertilità lo troviamo di sicuro. Un mappamondo dell'America. Ah, quindi è così che è fatta la nostra terra. C'è un gigantesco oceano e per il resto è tutto America. Rappresenta tutti i più attuali confini geografici e riporta più di 2000 denominazioni di località. Ok, per 80 dollari sicuramente qualche pazzoide lo troviamo. Perfetto, per il resto abbiamo un sacco di riviste di dubbia qualità. Da queste parti è già un miracolo che leggano, di solito guardano solamente le figure e ridono perché non hanno capito quello che stanno guardando, ma vabbè, dettagli. Nel frattempo nella vita vera mi si è attivato l'antivirus e mi sono spaventato, ma vabbè, dettagli. E aspetta un secondo, ho trovato un'antenna parabolica, però non me la fa prendere. Gioco, io l'antenna parabolica la vorrei vendere. Aspetta, siamo sul tetto?
ma parliamone proprio una cifra. E ho trovato un rotolo di carta igienica dorata. Yay, che bello, mi ci pulisco letteralmente. Ma ci siamo capiti? Le altre finestre tuttavia non le posso rompere. Posso entrare nel camino? No, il gioco mi dice non sei Babbo Natale. Fattene una ragione. E qua ci sono delle finestre normali, quindi purtroppo dovremo lasciare l'antenna parabolica. Ma che tristezza! Da quest'altra parte invece abbiamo altre casse da rompere. E buongiorno! Ho trovato un quadro da riparare, ma possiamo ripararlo il quadro? La casa olente. Stampa di qualità di una casa dall'incantevole resort Granchi Blu. Perfetto per una casa in campagna o su un lago? Sì, ma scusate, com'è che si ripara un quadro rotto? Lo devi ridipingere. Aspetta di nuovo il grimaldello. Ok, dobbiamo tornare indietro. No, poi di nuovo avanti. Allora, aspetta un secondo, questo era più ingannevole degli altri. E voilà! Perfetto, Thief Simulator, spostati proprio una cifra. Abbiamo recuperato solo metà degli oggetti, mi dice il gioco, tuttavia. Abbiamo trovato le chiavi di cosa? Casa sul lago. Oh, si tratta del porticciolo che ho visto dall'altra parte. Mentre venivo qua abbiamo trovato anche la mia palla. Una palla creata con la plastica di migliore qualità. Ideale per l'utilizzo in piscine con palline o per giocare in giardino o al mare. Vabbè, ho capito, è una palla che non ci guadagneremo praticamente nulla a venderla. Ma vabbè, dettagli, maronne, sto posto mi sta mettendo un'angoscia assurda. Vediamo se c'è qualcosa nei cassetti, ma non mi sembra. Direi che abbiamo preso tutto. Fatemi uscire di qua alla velocità della luce. Come dicevo, dall'altra parte della strada potete notare che c'è lo zio che vuole andare in altalena. Vai zio, divertiti. Whee! Perfetto, a parte quello non mi ero accorto che stesse urlando prima, ma vabbè, dettagli. Dicevo, c'è una casetta da quest'altra parte, vediamo un po'. Ok, abbiamo utilizzato la chiave, buongiorno. C'è anche una barchetta, aspetta, aspetta, forse dopo la possiamo utilizzare. Sento il rumore dei topi, quindi da qualche parte c'è un alcolico strano. E abbiamo trovato un miglioramento per la parete, vediamo un po'. Oh, ok, dopo partiamo all'avventura, gente. Allora, datemi un secondo che ho trovato altre riviste di dubbia provenienza e di scarsa qualità. Possiamo anche andare al piano di so... Non ho visto assolutamente nulla, ma a quanto pare gli alieni sono anche da queste parti. Perfetto, distruggiamo tutto. E se ho visto bene... Oh, oh, il joystick blu! Componenti interni riprogettati per maggiore reattività e sensibilità. Inseriscili nella console Mico e buon divertimento. Il problema è che mi serve anche l'altro controller. Ce n'erano due, se ricordo bene, il progetto della console. Dannazione. Vabbè, almeno il computer lo possiamo riparare non appena ritorneremo. Perfetto, una latta di benzina! Oh... $50 risparmiati, mi consolo. Perfetto, ora si dovrebbe aprire la porta. Ok, perché prima probabilmente l'accesso ci era precluso. Distruggiamo anche questo, ottimo, un sacco di componenti metallici. E tutto questo per un po' di immondizia, delle lattine e via dicendo, che non so perché la gente compra. Ho paura di scoprire cosa accadrà questa volta. Ciccio, la devi smettere di tracannarti cose che trovi in giro. Ok, il teatro del delirio. Ok, gli alieni hanno preso la barchetta e sono andati oltre il lago, a quanto pare. Cosa è successo? Ho visto cose brutte per un secondo. Non ho capito cos'è accaduto. Forse è precipitato uno dei loro UFO nel lago? Era un po' ambigua come immagine. Dovrei anche dare un'occhiata in giro, perché questa proprietà è veramente gigantesca. E se hanno seppellito qualcosa sottoterra, ovviamente dire che cosa buona e giusta, vedere di controllare. No, per adesso ho trovato solo un sacco di immondizia. Aspetta, aspetta, c'è un sentierino anche da questa parte. Oh, non mi ero accorto e buongiorno. Ok, risolto il problema. Mi domandavo dove fosse la chiave e... Oh, oh, c'è una perdita di energia elettrica. Oh, no. C'è un quadro elettrico lì, allora vediamo se ce la faccio senza morirci male. Sarà più difficile del previsto, ci morirò un sacco di volte, siamo onesti. La prossima volta magari mandiamo lo zio, che tanto anche se ci schiatta lo zio, voglio dire, non mancherà nessuno. Perfetto, stacca la corrente. Ah, meno male, ora mi sento più tranquillo. Buongiorno, destino dorato. Fatta di argilla alcalina che aiuta a neutralizzare i livelli del pH dell'acqua. Cosa? Non ho capito cosa boia sia, vabbè, è una vecchia urna, porta via. Ho rotto lo scheletro di un uomo, non so cosa ci facesse qua sotto. Abbiamo merci di scarso valore, oggetti da cui ricavare materie prime. Vediamo se ce n'è nascosto qualcosa. Niente di che, solo del tessuto così e basta, ma che tristitudine. Ah, lo dicevo io che c'era qualcosa, ho trovato le pellicole Bobek. Pellicola per Bobek Pro da 49 minuti di durata, ok. Questo è uno dei componenti che ci serve per l'assemblaggio di tutta la macchina, ma ci manca ancora la cinepresa che non abbiamo trovato in giro. Per il resto direi che qua dentro non c'è altro e possiamo vedere di esplorare anche il resto della zona. Come dicevo, c'è un ladro laggiù, signor ladro.
Buongiorno, si allontani dalla mia proprietà. Come va, tutto bene? Ho paura a esplorare quest'isola. Quale isola? Ah, parla dell'isola laggiù, in effetti. Un sacco di persone si sono perse lì. Ma vada, tranquillo. Si faccia una bella nuotata. Cosa potrebbe mai andare storto? Ecco, se si voleva sedere, invece, le rovino il picnic, porca di quelli per porca. Oh, va che sto posto comunque è gigantesco, eh. E mi manca ancora l'isola da esplorare. Perfetto, le mappe stanno diventando sempre più grandi. E che cosa abbiamo da qui? Oh, il teatrino, quello delle rane, ve lo ricordate? E il problema è che ci mancano tutte le rane. Base del circo. Il circo rana ha combattuto dalla fine del primo decennio del XX secolo per riportare in voga il circo. Ok, perfetto, porta via tutto. Mi domando dove troveremo tuttavia il resto delle rane. Perfetto. Ci mancano ancora un sacco di oggetti però. Vediamo se hanno lasciato qualcosa di valore al porticciolo. C'è il tizio laggiù che non mi convince, ma proprio per niente. Buon uomo, che sta... succede? Kuzumba! Oh maronne! C'era veramente un UFO sotto il lago. Oh, le nostre visioni alcoliche a quanto pare non ci hanno mentito. Tizio, non raccontare nulla. Tu di che sono state le droghe molto probabilmente. Si sono affezionati, vanno via, che fanno? Arrivederci, signori! Uè, che piacere vederti, fratello! Bella brezzolina! Qua quello non è che si è accorto del... dell'UFO mob. Dettagli, abbiamo trovato la sedia Roy Daver. Una sedia a dondolo classica degli inizi del XX secolo. Lavorata a mano in faggio e protetta con una mano di laccatura. Ok, vale $30, non vale praticamente un cavolo di niente. Questo invece sembra una canna d'achi. Un oggetto molto amato dagli americani. Pescatori di persico e lucio perca. Che poi di pesce è? Ne avranno per anni. Ok, senti, $80, chi sono io per lamentarmi? Zio, vieni a prendere praticamente tutto. Perfetto, direi che possiamo partire per cercare di raggiungere anche l'isolotto. Quindi salgo proprio a bordo così. Oh mio Dio. Ed eccoci arrivati. Zio, porco cane, ti ho detto che dovevi remare, non hai fatto nulla. Potremmo fare anche un motore a scorregge con il culo dello zio. Ma vabbè, dettagli. Sì, siamo dall'altra parte. Ok, cosa potrebbe mai andare storto? Allora, vediamo di inoltrarci in quest'isola. Hanno detto tuttavia che molta gente che ha visitato l'isola è scomparsa e non è più tornata indietro. Ecco, questo non è che mi metta proprio un grande senso di sicurezza. Sicuramente era gente che ha inquinato, porco cane. Ok, vediamo, qua c'è una biforcazione. Una zona abbastanza strana, ci sono delle casse di legno, ma nulla di valore. Aspetta, posso distruggere queste radici? Oh, tienimi accesa la torcia. Maronna, questa torcia non fa praticamente... Oh, che spavento, un cavolo di nulla di luce. E ho trovato parte di un totem che, ok, è finita nel mio inventario. Oh no, non mi dire che ci saranno i riti dei nativi americani da portare a compimento. Possiamo passare da quest'altra parte. È grandino sto posto, ragazzuoli, eh. E abbiamo trovato, aspetta, aspetta, un'altra caverna. Ottimo, perfetto, con solo una cassa e nient'altro. Ah, l'ho detto io che mancava qualcosa. Paga fuori le radici. Abbiamo trovato un'altra parte del totem. Sì, ma scusate, il suddetto totem io dove boia lo devo buttare? Vorrei evitare di far arrabbiare le antiche divinità del luogo. Oh, aspetta un attimo, mi sa che va inserito qua. Ecco, sei il benvenuto qui. Trova il nostro corpo, siamo immortali. Ok, quindi mettiamo intanto due parti. Me ne manca solamente una. Oh, sono stato più bravo del previsto. Allora, abbiamo delle tende da quest'altra parte. Aspetta, aspetta, forse possiamo rompere il lucchetto. Il gioco dice no, lo devi scassinare in maniera legale, DeLong Gamer. Perfetto, e voilà, perfetto. Ma chi è che ha lasciato una cassa? Oh, con l'ultima parte del totem, come non detto. Non mi lamento più, qui abbiamo una teiera. Un po' di roba che possiamo vendere. Immondizia buttata là. E i campeggiatori dell'amore libero, a quanto pare, non devono essere sopravvissuti. Anzi, sto eliminando le prove della loro presenza. Va bene. Aha, guarda, guarda, ho trovato un luogo in cui possiamo scavare. E all'interno c'è... cosa c'era? Gente, credo nulla. Probabilmente sono stato truffato proprio una cifra. Maledetti, mi hanno ingannato. Vabbè, recupero intanto un po' di oggetti, che è meglio che nulla. Mi accontento. Aspetta, aspetta, ci sono tende anche da quest'altra parte. Ma proprio qua dovevano venire a fare all'amore, santo cielo. C'è tutta l'America e tu devi venire nell'isola dei nativi americani. Aspetta che sento un bel ding. Buongiorno, abbiamo trovato un modello del pavimento. Maronne, ma mi fa venire in attacco epilettico. Ma vabbè, dettagli. Non penso che ci sia molto altro. Aspetta, aspetta, se posso rompere. No, 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 questi non me li fa neanche toccare o utilizzare. Un'altra pagina del fumetto, che per inciso è un fumetto disegnato a mano su un foglio a righe, praticamente. Una tristezza infinita. E da questa parte, guardate un po', c'è un buco. Oh!
Buongiorno, abbiamo trovato la giornata perfetta. Un'urna di alluminio elegante e sontuosa. Ha spazio a sufficienza per contenere resti umani di ogni forma. Chissà perché non mi stupisco, altri 185 dollari. E non credo che ci sia altro. Abbiamo trovato la maggior parte degli oggetti di questo posto. Beh, una cosa è certa, non ho mai passato tanto tempo a esplorare una delle mappe del gioco. Ok, inseriamo anche l'ultimo totem. Ora siamo completi, siamo tutt'uno. Ok, la nostra più profonda gratitudine, cacciatore di fienili. Ok, cosa fate di bello? Che gli anziani ti abbiano in grazia. Oddio, che succede? Buongiorno. Questo non me l'aspettavo. Zio, se non ritorno entro 5 minuti, sei da solo. Che cavolacci tuoi, se ritrovi la strada di casa, bene. E se no morirai da sobrio qua. Che per lo zio la morte peggiore è morire da sobrio. Ma vabbè, dettagli. Allora, distruggiamo tutto, ma non mi sembra che ci siano oggetti di grande valore. Cosa c'è qua sotto? Ma guarda che posticino. Ho trovato... Che spavento! Buongiorno, sono delle rocce. Ah, spacco le rocce e all'interno trovo della legna. Come funziona sta cosa? Allora, se notate bene, sulle rocce ci sono dei simboli. Quindi vuol dire che se io ci metto i miei santi piedini sopra... Oh! Ok, no, aspetta! È stato più semplice del previsto per un secondo. Devo solo indovinare la combinazione per raggiungere... Ah, è l'oggetto della missione, vero! Mi ero dimenticato il motivo per cui fossimo venuti qua. Allora, qui è segnato il più. Ok, forse è uno delle... È una delle piattaforme che possiamo utilizzare in tutta tranquillità. Qua c'è morto qualcuno e qui invece abbiamo il quadrato. Ok, qui invece possiamo scavare. Dimmi che stavolta c'è qualcosa sotto, perché mi sento truffato, ma proprio una cifra. Ui là là, abbiamo trovato effettivamente la maschera da guerriero, 250 dollari. Una maschera militare insolita, è fatta di legno inciso e dipinto di nero, marrone e argento. Ribadisco, fin tanto che me la pagate, io sono un bambino contento. E tanti saluti, perfetto. Ottimo, direi di cercare di raggiungere l'altra parte. Quindi aspetta, posso salire sul triangolo anche se non era segnato, non ho capito perché. Perfetto, ok, e voilà! E abbiamo trovato il localizzatore di Rubek. Questo radar capisce cosa si trova sotto la superficie di materiali come suolo, roccia, macerie, pavimentazione e anche buchi neri all'anima. Oh, senti, l'importante è che ci paghino bene. Zio, vienilo a prendere, poi risolvi tutto l'enigma. Ah, oggetto in carico, trovato nipote. Torniamo a casa che questo luogo mi mette ansia. Ok, ora dobbiamo trovare un modo per ritornare indietro. Aspetta, aspetta, forse possiamo passare da qui. Che succede se salto sulle terrocine? Ok. Ah! Mi sono spaventaterrimo. Beh, di sicuro c'è qualcosa là, pertanto vediamo di fare un salto su quella più distante. Ottimo, di nuovo rincorsina e saltino. Ottimo. Vediamo un po' se c'era qualche altro tesoro nascosto. C'è una leva. Gli indiani a quanto pare utilizzavano le leve. E avevano un sacco di passaggi segreti, chi l'avrebbe mai detto? E siamo ritornati misteriosamente indietro. Dove c'era lo zio? Zio, porco cane, potevi darmi una mano? Ah, questi maledetti insetti mi stanno divorando l'anima. Ma stai buono, vecchio imbriacone. Perfetto, eccoci ritornati indietro. C'è sicuramente qualche altro oggetto da recuperare. Ma mi ritengo soddisfatto. Sono in sto cavolo di posto da 40 e passa minuti. Ah, meno male, abbiamo recuperato proprio una cifra di merce. E ritorniamo al nostro negozio. Sì, due oggetti, va benissimo. Ah, casa dolce casa, strano dirsi ma mi è rimancata. Perfetto, facciamo scaricare tutta la merce allo zio. Io per adesso vado a riposarmi perché... Oh, che cocchio, tutto il lavoro l'ho fatto praticamente io. E salvo i topi, come dicevo, finalmente dovremo poter assemblare il computer. Che spero ce lo paghino un botto, voglio dire. È il 1991, in teoria. E pertanto i computer all'epoca costavano un botto. Di certo questi componenti avrebbero bisogno di una bella ripulita. Ma vabbè, i nostri clienti non sono personcine, poi tanto esigenti. Perfetto, qui abbiamo lo scassone, ottimo. Ed infine anche il mouse e voilà, vai, ottimo, e assemblami il tutto. Oggetto assemblato, yay, perfetto. 500 dollari per sto coso. Ma mi prendi in giro? Una versione aggiornata dell'amata serie Lemon. È dotato di un processore i2 leggermente più veloce e scheda grafica più performante. Ma dove? Mi farebbe comodo in ufficio molto probabilmente. Ok, vediamo quindi di portarlo all'interno del nostro negozio. Presumo sia un oggetto grande. Perfetto. Mi piace che non lo mettiamo su un ripiano sollevato. No, tu devi letteralmente abbassarti per poter guardare il computer. Oddio, forse è meglio che lo guardi da distante, fa schifo proprio. Per il resto abbiamo di sicuro la maschera da guerriero da ripulire. In effetti l'abbiamo ritrovata seppellita, quindi non mi stupisco. Vai di idropulitrice, perfetto, tutta bella pulita. Cioè, non so chi la voglia mettere in faccia, perché ti prendi le peggio malattie, siamo onesti. Olè, ripulita al 100%. Mi mette un'inquietudine un po' leggerissima. Magari, apri porta.
porta si è bloccata. Cioè, se c'è un oggetto davanti. Ah no, ma si apriva dall'altro lato. Come funziona sto gioco? Vabbè, senti, buttala qua. No, poi andrà qua probabilmente. Gioco, deciditi. $250. Porco cane. Nessuno ha comprato la pistola. Strano, considerando dove viviamo. Allora, vediamo di mettere il resto della merce qui. Perfetto. Abbiamo merce di ottimo valore. Qui abbiamo il mappamondo. Da quest'altra parte l'urna. Ottimo, a qualcuno servirà. Sicuramente qualcuno avrà parenti morti male male. Una sedia. Qui non c'è nulla. Qui abbiamo altro. Ah sì, la maschera, quella della fertilità. E la canna da pesca, quella modello tristezza, ma vabbè, dettagli. Inoltre, signori, ho scoperto cose veramente meravigliose. Se andiamo su questa torre, io mi sono detto che boia serve. Questa serve a personalizzare il nostro negozio dall'esterno, la sua estetica, guardate che roba. Ad esempio, questo ci permette di personalizzare il pavimento del garage dove è parcheggiata la nostra auto. Perfetto, quindi ora vedete che quando io clicco cambia l'estetica del suddetto pavimento. Oh mio Dio, beh, non è che io sia poi così esigente per il garage lasciamo stare casomai. Il pavimento della camera o addirittura il pavimento esterno del nostro negozio, che è in legno tristezza. Fammi vedere. Oh, non male. Beh, vediamo di non spendere magari cifroni assurdi. Ci sono veramente un sacco di tipologie di legno. Bianco rustico ma pulito. Aggiudicato. Meraviglioso. Dite che possiamo cambiare anche l'estetica delle pareti. Vediamo un po'. Credo proprio di no, purtroppo. Così posso cambiare la struttura delle assi in legno. Maronne, con che colori orribili. Sono uno peggio dell'altro. Senti, fammelo sempre bianco. No, volevo un colore un attimino più intrigante, tipo il rosso. Il rosso potrebbe effettivamente attirare l'attenzione dei nostri clienti. Poi possiamo cambiare. Oh mio Dio, il tetto del negozio. Davvero, aspetta, vediamo un po' cosa succede. Oh, decisamente molto meglio, ci sono un sacco di soluzioni. Beh, volevo qualcosa che non fosse troppo un pugno nell'occhio. Che bello fatto così. Nero Tom Tom, direi che fa proprio al caso nostro. Sinceramente meglio di quello schifo che c'era prima, ottimo. Poi possiamo cambiare le mura. Oh, aspetta, è quello che dicevo io, sì. Oh, meno male. Allora, troviamo un colore, ecco, sto anche bianco pulito. Non è male, cioè, là sopra non è tanto pulito. Ma purtroppo da queste parti funziona così. Potremmo anche provare a farlo tipo in muratura se c'è. Oddio, anche scuro non è male. Ah, non lo so. Con il daltonismo non sono molto portato per la scelta dei colori. Allora, scegliamo un colore neutro. Questo bianco senza nome. Tanto ci costa $100. Al massimo possiamo cambiare colore da un momento all'altro senza troppi problemi. Direi che quantomeno dà un senso di pulizia che non mi dispiace. Possiamo cambiare il colore dell'insegna neon. Mi va bene il colore che abbiamo, non ci sono problemi. Ok, possiamo personalizzare la pavimentazione del garage. Oh mio Dio, ci sono un sacco di tonalità. Dammi qualcosa di neutro e generico così. Grigio rustico ma classico. Perfetto, no? È un garage, non deve essere bellissimo. Così cambiamo le mura invece del garage. Ok, praticamente cambia solo il colore della zona perimetrale, nulla di che. Potremmo farle ad esempio nere, perché il vantaggio di usare un colore scuro è che lo sporco non si nota. Questo presumo sia il tetto del garage. Carino. Guarda, ha aggiudicato il primo colpo. E poi abbiamo anche lo scheletro del garage, che potremmo lasciare in rosso. Si intonerebbe effettivamente con la scheletratura da questa parte. Oh ragazzi, rispetto a prima abbiamo fatto una differenza veramente incredibile. Poi abbiamo lo scheletro esterno della nostra camera da letto, che a sto punto, come ho detto, faccio dello stesso colore del resto della struttura. Non so come cambiare tuttavia le paretonze esterne. Fatemi dare un'occhiata più da vicino. Beh, non abbiamo speso neanche tanto. Con un millino abbiamo rimesso un po' in sesto questo posto. Oh ragazzi, rispetto a prima metto il contrasto. Il rosso è un po' forte, l'avrei preferito più discreto. Però dai, come ho detto, per non far sempre tutta roba con i colori troppo simili. Sennò il DeLonge Gamer sapete che fa sempre tutto bianco e nero, santo daltonismo. Ok, dai, un po' meglio, un ciccinino meglio. Cambia l'esterno, ma non ovviamente l'interno, che decidiamo singolarmente. Così i nostri clienti dovrebbero essere molto meno spaventati quando arrivano. Allora, sicuramente il prossimo incarico sarà un'asta. Amici, gioco quello che volete. Diamo un'occhiata al nostro computer. Anzi, mi sono completamente dimenticato di inviare il metal detector per l'esigua somma di $580. Oh, meno male. E abbiamo un nuovo incarico, il Mosè impagliato. Cos'è sta roba? Oh cielo, ti ricordi di quella strega pazza nel bosco? La nostra casa appartiene all'amico e ora è in corso un evento speciale. E ti ricordi quell'idiota di Clitus? Ci teneva un Mosè impagliato. Ti va di aiutare un vecchio amico, cugino? Ah, il cugino Kevin, quello a cui abbiamo venduto il motore.
Va bene, accettiamo l'incarico. Tuttavia dovrò avere almeno 5.000 dollari. Mi è preso un mezzo infarto più 250 dollari di carburante. E anche una fetta di culo, tanto che ci siamo. Senti, acquista il carburante intanto. Per il resto mi serviranno 1.700 dollari. Porco cane, zio, vai a vendere un rene. Sì, vabbè, che quelli dello zio sono completamente andati. E mi sono appena ricordato che abbiamo un po' di oggetti da riparare prima di poterli vendere ai nostri amatissimi straccioni clienti. Allora, metti lì, perfetto. Mi richiederà, vabbè, solo un po' di tessuto lì e via dicendo. Qua un po' di metallo, qua ancora metallo. E ancora metallo. Maronne, sotto cielo, perfetto. Oh, almeno l'abbiamo riparata e la possiamo rivendere a 250 dollari. Speravo un po' di più, E se ho visto bene c'era anche un quadro da riparare. Ancora non ho capito come funzioni, ma vabbè, quest'oggi assisterete alla prima riparazione di quadro a colpi di martello. E voilà ragazzi, ammirate, solo il DeLong Gamer vi restaura il quadro a colpi di martello. Porca boia, ha richiesto un sacco di risorse per un oggetto da 145 dollari. Ora ho capito perché il gioco continuava a risucchiarmelo. Questo lo possiamo mettere in teoria qua. Purtroppo la maggior parte degli stand grandi da terra al momento è occupata da un oggetto. E ho ancora un po' di merce all'interno del magazzino. Vediamo se riusciamo velocemente a vendere alcuni oggetti, sperando che non spuntino quei maledetti dei ladri. Perfetto, è arrivato qualcuno per il computer. Signore, lei non sa nemmeno cosa sia un computer, ma vabbè, dettagli. Ok, è aumentato di 125. Vediamo se riusciamo a far salire ancora il prezzo. E dice no, 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 va bene, va benissimo, non mi lamento. Sono 675 dollari. Qualcuno che vuole comprare il mappamondo, quello fasullo. Sanno tutti che l'America non è fatta in questo modo. Perfetto, sono riuscito ad alzargli un po' il prezzo. Possiamo contrattare di nuovo, almeno 100. Altri 65 per un totale di 91 dollari in più. Non male, non male. Sostituiamo la merce con la pianta. Olè. E qua invece mettiamo la sedia a dondolo. Agente, basta, per favore mi lasci stare. Signore, che piacere rivederla, cosa vuole? Luna e il cane. Oh, non si può permettere un cane normale e quindi compra un quadro del cane. Mi par giusto, no, non si offenda, non è che la stavo giudicando, Vediamo un po', perfetto, gliel'ho alzato alla fine di altri 43 dollari, perfetto, siamo a 4.500. Buongiorno signore, la sedia da 30, non so neanche perché mi metto a contrattare, siamo onesti. Per 3 dollari in più, senti, portatela a casa, che è chiaro che sei uno straccione. Credo non ci siano altri oggetti da mettere qua. Avevo ancora delle urne, incredibile. Ah, una signorina qua, perfetto, che vuole comprare l'asciugatrice. E dimmi, fai di più, 25. Signorina, può fare di meglio, lei non è la più furba del villaggio. Ok, gliel'abbiamo alzata praticamente di 88 dollari. Però mi manca ancora un'inezia. 120 dollari, dannazione. Aspetta, ma lei non è la gente. Scusi, non l'avevo vista. Vuole comprare la canna da pesca, quella brutta. Oh, nessun problema. Solo 8 dollari, secondo me può fare un prezzo migliore, altri 20. Oh, ho detto 20 ed è stato 20. Yehey, quanto mi mancano? Mi mancano 12 dollari. Mi mancano 12 maledettissimi dollari. Wey, 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 ciccio, non rubarmi la pianta. Vattela a comprare la tua di pianta. Qua abbiamo l'agente rompimaroni con l'alieno. Agente, l'alieno è tipo da questa parte. Vuoi comprare una pistola? Vuole far fuori la gente, è abbastanza ovvio. Te la regalo, guarda, se magari mi togli dai maroni la gente agente. Vediamo un po' se... no, mi sa che non la paga di più. Va bene, va bene, va bene, tutta tua, cuccatela e fammi fuori il bastardone. Agente, ha mancato l'alieno per pochissimo, hai qualche oggetto speciale? C'era l'alieno lì, cretino. La signora vuole comprare il set di coltelli per liberarsi del fidanzato. Mi domando come intenda fare, ma non è un problema mio e me lo compra alla fine per... Ok, 54 dollari, a posto. Nel frattempo ho notato anche che se andiamo sul nostro computer c'è il catalogo degli articoli dell'amico che è tutto mezzo rovinato. Se io vado qua potete vedere che possiamo sbloccare inserendo praticamente gli oggetti che siamo riusciti noi a trovare fino adesso. Per adesso abbiamo poco e nulla. E ogni volta che sblocchiamo un oggetto loro ci danno praticamente 5 dollari. Cifre che fanno girare la testa e pian pianino ricostruiamo praticamente tutto il loro inventario. Ma con quale tristezza non me lo dici? Perfetto. Il problema è che tutto ciò ti ricorda tutta la paccottiglia e lo schifo che hai venduto. Tendenzialmente ho trovato un sacco di oggetti appartenenti alla categoria zotico della serie Chi l'avrebbe mai detto. Mi aspettavo di trovare oggetti di alto valore. Che succede? Skin automobile sbloccata Barn Finder. Oh, non mi ero accorto. Quindi ogni 30 aggiornamenti del catalogo ottieni una pelle d'auto. Sì, perché skin si traduce in inglese, dall'inglese come pelle. Perfetto, abbiamo più di 5.600 dollari. Possiamo tranquillamente chiudere il negozio. Domanda da un milione di dollari. Come cambia?
Prendiamo la skin tuttavia del nostro furgone, perché la pistola... Ah, eccola qua, perfetto, posso buttargli la pistola e dirgli... no, aspetta un secondo, mi sono dimenticato di confermare. Che spettacolo! Sul lato c'è lo zio, mi sa che non faremmo troppi affari, però almeno l'auto stessa fa pubblicità alla ditta. Il bacino di Kaioka, o la palude maledetta, è una delle palude più grandi d'America. Si trova nella Louisiana meridionale, nella zona in cui il fiume Kaioka sfocia nel golfo di Tortilla. Sono abbastanza sicuro che questi non siano nomi corretti. Zio, pista via adesso che abbiamo anche la skin figa sul furgone. Vedi quanta patata rimediamo, santo cielo. Oh mio Dio, che cos'è questo posto? Io dovrei pagare 5.000 dollari per sto tugurio? Zio, stai lontano dal coccodrillo, c'era lo zio vicino al coccodrillo. La palude maledetta, evento speciale dell'amico. Scusate, non per criticare, ma perché siamo venuti in una palude nel cuore della notte? Palude che peraltro sta facendo letteralmente crollare il mio framerate. Vuoi essere spaventato? Ok. Buon uomo, come va? Tutto bene? Ehi, l'amico è sempre felice, devo dare che ne abbiamo bisogno. E immagino, solo per l'anima del tuo primogenito, probabilmente come pagamento. Ok, bando alle ciance, non perdiamo altro tempo e vediamo di iniziare quest'asta. Ok, speriamo che non facciano salire troppo il prezzo, perché parte già da 2005. Tornatene a casa, maiale. Oh mio Dio. Ti stanno già insultando tra di loro? Vabbè, siete già sui 3.700, vi dovreste vergognare. Che faccio? Guarda, offro 1.000, al diavolo. Vediamo un po' se qualcuno prova a battere la mia offerta. Ok, perfetto. Mi resterebbero solo 400 dollari, gente, vi prego. Mi fate finire sul lastrico, altrimenti... Oh, si sono un po' incocchiati, però l'asta me la sono aggiudicata io per 5.275 dollari. Io ho comprato questo schifo per oltre 5.000 dollari. Siamo fortunati, all'interno troveremo qualcosa di utile. Ma gente, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nel prossimo scopriremo i meravigliosi tesori o lo schifo assurdo nascosto all'interno di questo posto, sperando che lo zio non venga mangiato da un coccodrillo. O anche sì, non è che me ne freghi più di tanto. Quindi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi regalo il coccodrillo. Sto già trovando cose in cui scavare. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao.